Ciao cittadini 5 Stelle, vorremmo affrontare con calma per bene il problema del Parlamento, delle commissioni permanenti, della loro non partenza. Sapete che in questi giorni qualcosa stiamo facendo rilevare sotto questo tema. Vorremmo adesso approfondire un attimo perché è importante che le commissioni permanenti vengano costituite. La nostra Costituzione attribuisce all'articolo 70 la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere, quindi Camera dei Deputati e Senato. L'iniziativa delle leggi, articolo 71, appartiene al governo, virgola, a ciascun membro delle Camere e agli organi ed enti ai quali sia conferito da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa della legge mediante la proposta di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli, che è poi il primo V-Day, la legge di iniziativa popolare, il primo V-Day. Abbiamo visto che fine fanno le leggi di iniziativa popolare. Comunque, tornando al centro della questione, l'iniziativa legislativa è in capo al governo e al Parlamento, ma la funzione legislativa è esercitata esclusivamente e collettivamente dalle due Camere. E sempre la Costituzione ci dice, all'articolo 72, che ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Che significa questo? Che l'esclusività dell'azione, funzione legislativa, salvo decreti legislativi, cioè salvo piccole deleghe che comunque sono in capo al Parlamento, è una esclusiva appunto del Parlamento. Quindi è il Parlamento che può fare la legge elettorale, è il Parlamento che può fare la legge sul reddito di cittadinanza, è il Parlamento che può fare la legge anticorruzione, è il Parlamento che può fare la legge per rilancio della piccola e media impresa, è il Parlamento che può abolire attraverso la legge di abolizione dei rimborsi pubblici ai partiti, che tra l'altro abbiamo presentato oggi come proposta di legge. È la legge che è il Parlamento che può prevedere l'iniziativa, l'obbligo di discussione di ogni legge di iniziativa popolare, che erano quelle che dicevamo prima, in Parlamento, e così via. Quindi è il Parlamento, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, attraverso i suoi processi regolamentati dai regolamenti, appunto, che legifera, quindi decide che progetto di paese vuoi applicare nella vita del nostro paese. Quindi è come se fosse il cervello dell'organismo Italia. Poi c'è il governo. Il governo è il braccio, è il potere esecutivo, quindi è l'istituzione che va ad applicare quello che il Parlamento, cioè il cervello, ha deciso che sarà il progetto politico del Paese. Come funziona questa funzione legislativa che abbiamo detto prima? Attraverso le commissioni permanenti, sono 14, sono divise per temi, quindi c'è la commissione affari istituzionali, giustizia, attività produttive, ambiente, eccetera, 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 a cui vengono attribuiti tutti i disegni di legge che servono proprio per sviluppare quello che è l'impianto legislativo dello Stato e quello che è praticamente l'idea politica, il progetto politico che i partiti, i movimenti portano avanti. Queste commissioni sono fondamentali perché sono partecipate da tutti i soggetti politici all'interno del Parlamento, e perché permettono un dibattito, un esame, audizioni anche delle parti sociali che vengono coinvolte, o anche enti e organizzazioni varie, associazioni di categoria, eccetera, eccetera, e permettono minuziosamente di svolgere l'attività legislativa. Una volta che è finito l'esame e le audizioni in commissione, il progetto di legge, il disegno di legge si porta in plenaria, in aula, e poi viene appunto emendato, votato, eccetera, eccetera. Che cosa sta succedendo adesso? Il Parlamento si è costituito, si è insediato. Sono state votate le cariche per l'ufficio di presidenza.
e quindi è formalmente pronto per iniziare l'attività legislativa. In ufficio di presidenza, il capogruppo, tra cui io che sono pro tempore capogruppo per il Movimento 5 Stelle, abbiamo dibattuto se far partire o meno le commissioni permanenti e quindi se far partire o meno questa attività legislativa. E sono diverse riunioni che ne parliamo e piano piano, da che eravamo gli unici a voler partire, siamo riusciti a tirare dalla nostra parte anche a dei partiti che sono SEL e la Lega. Quindi al momento noi siamo le tre forze politiche che hanno già depositato i nomi dei parlamentari di questi tre schieramenti che andranno all'interno delle commissioni, perché le commissioni sono formate da parlamentari in proporzione alla rispettiva consistenza numerica. PD, PDL, gruppo misto e lista Monti non se ne danno per inteso, a loro non interessa sbloccare questa situazione, non interessa fare la legge anticorruzione, non interessa fare il reddito di cittadinanza, non interessa fare le misure per il rilancio della piccola e media impresa, non interessa fare la legge elettorale. A loro tutte queste cose non interessano perché sono in attesa che si formi il governo e a conseguenza con l'inciucio, le larghe intese, chiamiamolo come vogliamo. E perché? Perché poi all'interno delle commissioni l'attribuzione delle presidenze, delle vicepresidenze, avviene come spartizione di poltrone, come nel prassi italica, che abbiamo deciso d'ora in poi non si chiamerà più prassi, ma si chiama cattive abitudini delle nostre istituzioni. Siamo andati a fare una ricerca perché ci è stato detto da chi è in più anni di noi in Parlamento che c'erano delle questioni ostative a livello costituzionale e regolamentare rispetto alla costituzione delle commissioni. E noi siamo andati a vederci la Costituzione, l'abbiamo letta prima, quali sono gli articoli che regano le commissioni, quindi niente ci dicono rispetto alla loro formazione, e siamo andati a vedere anche il regolamento della Camera. Abbiamo fatto fare un approfondimento dal servizio studi della Camera dei Deputati e praticamente abbiamo rilevato che a livello costituzionale l'articolo 72 stabilisce che le commissioni sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, quindi non parla di maggioranza opposizione, quindi non parla del fatto che ci debba essere un governo che ha ricevuto la fiducia e quindi si siano individuati blocchi maggioranza e opposizione. Parlo delle commissioni permanenti, non parlo di quelle due commissioni che per legge sono riservate all'opposizione, cioè Copasir e Vigilanza, RAI. E l'articolo 64 prevede che i membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Quindi non è vero che, essendo un governo dimissionario, non può essere presente alle sedute delle commissioni permanenti. È una balla. Ci stanno dicendo una balla. La formazione delle commissioni permanenti e quindi l'esercizio dell'attività legislativa è completamente slegata, se non per logiche di poltroni, quindi di vecchia politica, quindi di partiti, è completamente slegata dal varo o meno di un governo e quindi dall'individuazione o meno di una maggioranza e di un'opposizione. Andiamo a vedere il regolamento. Regolamento della Camera dei Deputati. Articolo 19 del regolamento della Camera dei Deputati prevede che le commissioni sono formate in modo da rispettare la proporzione numerica fra i gruppi, che distribuiscono a tal fine tra queste i suoi componenti, i propri componenti. Anche qui nulla dice rispetto a maggioranza e opposizione. L'articolo 20 del regolamento della Camera prescrive che le commissioni si costituiscono eleggendo un presidente e un ufficio di presidenza, composto oltre che da presidente da due vicepresidenti e due segretari, e per quanto concerne i meccanismi di elezione del presidente, il regolamento statuisce non che ci sono scambi di poltrone, non che ci sono il fatto che i presidenti devono essere legati alla maggioranza o all'opposizione, no, dice: nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, è proclamato eletto, entra in ballottaggio l'anziano come deputato tra i deputati di pari anzianità e più anziano per età. Quindi dall'esame dei riferimenti normativi
L'unico requisito da rispettare nella composizione delle commissioni permanenti è la proporzione dei gruppi parlamentari. Nessun riferimento a livello costituzionale e regolamentare, ripeto, nessun riferimento alla composizione di una maggioranza o di un'opposizione, neanche per l'elezione dei presidenti. Quindi, partiti, smettetela di dirci balle, fate partire il Parlamento e fate le leggi che il Paese ci chiede, tipo la legge elettorale, visto che viene riempita la bocca da anni, tipo la legge anticorruzione, finalmente questo Paese vedrebbe puniti i corruttori, tipo la legge per il reddito di cittadinanza, visto che la situazione nel Paese è quella che è a livello lavorativo, tipo le misure per il rilancio delle piccole e medie imprese per rimettere in piedi l'economia di questo Paese. Quindi, partiti, decidete che cosa volete fare, bloccare questo Paese o far ripartire, o farlo ripartire.